scuola confina con l'altro lato di questa casa. Entriamo. Ma andiamo, Ellie. Ah, che piscina. Ok, siamo al sicuro. Per ora. Per ora, io vado subito a vedere qua la casetta. Sto bene. Stiamo tutti bene, procediamo. Questa era chiaramente una frase perché si aspettavano che magari facevi un po' più di casino. Perché non hanno morso nessuno, nessuno si è manco reso conto che siamo passati. Chicco, con chi te credi di sta a parlare, Bill? Su, ti faccio scuola e dopo scuola. E vabbè, comunque in realtà queste sessioni, ora, al di là delle cazzate, sono abbastanza easy dal mio punto di vista. Una bomba. Allora, c'è... il problema è che questa mi usa le altre cose. E là questo devi fare una bomba. Non posso, sto al massimo, quindi non faccio niente. Così. Che casetta carina. Esatto. È la nostra casetta delle vacanze. Niente. Quando loro si tranquillizzano mi sa che non c'è niente in zona. No, ma lei, lui gli ha detto che siamo sicuri. Ecco, ora abbiamo un'altra cosa, un'altra forbice, quindi potremmo usare questi due e poi andare a prendere quelli. E poi stiamo al massimo di bombe di Bill. Ah, hai visto? Ho appena notato una cosa. Era un quarto. Esatto. Sì. Quindi abbiamo fatto una cazzata, forse? No. La carta la possiamo prendere. No, no. Abbiamo usato tutt'altro. Cose. Di là cosa c'era? È sempre acqua, è sempre alcol goccia. E poi? Bende. Quindi ho sprecato solo materiali. E questa non la posso prendere e questa non la posso prendere, sono un cretino. Ragazzi, tutto sto casino per ottimizzare le risorse e poi... Magari ci servono. Sì? Questi sarebbe utile. Sì, aspetta, fratello. Non avevo manco notato prima questa stanza. Si era intrippato nello stipite. Oh. Munizioni al massimo, mannaggia. Chiusa. No, stanza dei bimbi. Un minuto. Un attimino, Ellie. 4 ottobre, è ufficiale, la scuola è chiusa a tempo indeterminato. Oh, è gioia questa, mi sa. Questa epidemia ha avuto almeno un effetto positivo. Niente scuola, niente compiti. Uguale niente compiti. Uguale morte di tua madre, tuo padre e te, probabilmente. Che per me è perfetto, ma ora cosa faccio con tutto questo libero? 5 ottobre, questo mamma e papà hanno litigato. Cosa ho detto? Questo libero. Con questo libero tempo. Mamma e papà hanno litigato, in qualche modo riuscivano a urlarsi dietro anche sussurrando. A quanto ho capito mamma vuole andare da sua sorella, papà pensa che sia più sicuro qui, che l'epidemia non raggiungerà la nostra città. Certo. 6 ottobre, papà mi ha sgridato perché ascoltavo la radio, ha detto, lui odia la musica. Ha detto che le notizie sono solo stronzate. La mamma gli ha dato ragione e ha cercato di fare un'espressione coraggiosa, ma so che ha paura, hanno paura entrambi. 7 ottobre. Penso che papà sia dispiaciuto per ieri. E Gadget stava dormendo nel mio letto e lui non ha detto niente. È entrato, lo ha coccolato, ha fatto un sospiro ed è uscito. Non l'ho mai visto così. 10 ottobre. La scorsa notte papà stava consolando la mamma. Zia Karen è morta. O almeno è quello che credo di aver sentito. Bimbo, capita. Quando ci siamo seduti a fare colazione nessuno ha parlato, come se non fosse successo nulla. Sono stato al gioco. 15 ottobre, però questo ragazzo riglia una cifra, non è carino. Bene, stiamo sullo stesso. L'agente momento. Jones, sotto, non sullo, se no c'è un allagamento. L'agente Jones si è fermato a parlare con papà, o meglio, a sussurrare con papà, sussurrano tutti. The Whisperer. In questi giorni succede spesso, poi papà, hai visto, anche il bimbo l'ha notato, poi papà ci ha detto che dobbiamo lasciare la città, andare in una nuova casa, ha detto che l'esercito ci proteggerà.
Posso portarmi solo una borsa. La mamma stava lì seduta immobile perché stava pensando, stronzo, c'avevo ragione io. Esatto. 16 ottobre, dove dobbiamo andare? Non è consentito portare animali. Abbiamo guidato fino al limite della città con gadget. Io ho tolto il collare e l'ho lasciato andare, morto malissimo. Sulla strada del ritorno, papà continuava a dire che starà bene, è fatto per vivere libero nella natura. Sarà perché è un chihuahua. E ora papà dice che torneremo presto. Mi sa che dice stronzate. Bimbo, sta diventando sboccato, non va bene. Che c'è lì? Sì. Ecco, volevo chiederti scusa. Per Tess. Solo questo, non ne parlerò più. Ellie, non devi preoccuparti per me. Dobbiamo andare da Bill. Comincia l'affetto. Che cartoni gli piacevano? Panda Patrol. Sarà qualche futuro gioco dei... Ah, 5 pillole. Ah, senti, quante pillole dobbiamo arrivare noi per fare qualche distanza, modalità d'ascolto? L'abbiamo già. Velocità di fabbricazione? No. Velocità di cura? Nemmeno. Salute massima? L'abbiamo già pompata. Oscillazione arma? E maestro con coltelli? Usa il coltello per salvarti quando vieni afferrato da un clicker? Può essere utile. Ti permette di non morire quando devi il clicker. Però distanza modalità d'ascolto noi la usiamo tanto, giochiamo tanto e poi non costa un cazzo soprattutto, sì. Quindi ah, vai. E io penso che per un po' la distanza della modalità d'ascolto la potremo tralasciare. Dove stai Bill? Di qua, eh? No, di qua. Oh, un cuteaddo. Dammi una mano con questo. Prima recupero. Poi ti do una mano con quello che vuoi. Perché sennò poi ce ne andiamo se parte una cinematica e io ci resto di merda. Appunto. Che erano? Clicker. Ah, ok. Cose. Che ti dicevo? Oh. Ecco il camion. Esce dalla scuola laggiù. Forza. Runner, davanti a noi. Ce ne sono un bel po' lassù. Cerca di non fare... Oh, volevo verificare la distanza, abbiamo aumentato di tantissimo. È vero. Allora, dietro quel pullman ci potremmo nascondere. Il problema è che i runner vedono sempre, è solo quello il problema. Però lì c'è quel muretto. No, io da quella parte non ci andrei. Ma tu non usi mai i mattoni, le cose per fare rumore. Vero. Dove però ti ispira? Perché qua... Cioè la mia paura... non ce la fa, mica è un tiro. Un po' più avanti, tiri, poi... Sì, però la loro capacità d'ascolto è davvero ridicola. Capito? Io tiro questo. Ora lo tiro. Però giusto quello attirerà. Vedi, quelli qui non se lo cagano per niente. Vabbè, intanto però te ne sei tolto. Ma che tolto? Era nel punto più lontano già di suo. E ora non ho manco il mattone. Cioè, tirare per fare rumore ha senso se vuoi attirare secondo me qualcuno, metti una trappola e ci tiri qualcosa, oppure in alcuni casi ha sicuramente senso. Cioè, ora quello anzi gli erode pure di più stando in giro. Però allora qui abbiamo vari punti in cui nasconderci, secondo me è un tentativo questo, eh? Mi vorrei ficcare qui in mezzo, secondo me qui. Oddio, ha fatto prendere un colpo. Oh, perché qua è un punto. Wow, sono una cifra. Oh mio Dio. Questo è un punto in cui loro si avvicinano. Io mi preparo a fare tutto nel modo migliore, ma una certa qualche stronzata succederà. Ne vedo troppi per riuscire a fare tutto bene. Poi magari sono un pessimista. La bomba? La bomba, però la devo tirare e utilizzare quando c'è tanta gente la bomba, perché secondo me è sprecarla. Cioè, questa qua si avvicina. Ok, la runner, perché pure prima si era avvicinata. Là c'è l'altro che è tornato al posto suo. Questa qua fa il solito giretto. Quindi questa appena si avvicina la famo fuori, zitti zitti, strangolandola senza sprecare niente. Ciccio bombo, non ti fare notare. Non volevo offendere nessuna persona sovrappeso che segua questo canale. Si è già girata? Okay, quindi lei si arriva qua. Ragazza, tranquilla, non te gira mo, non te gira mo, te sei girato. E sei morta mo. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ok, ora è inevitabile nascondere.
No. C'è uno dietro? Sì, c'è uno dietro. C'è un vari dietro. Uscita a fondo. Ciao signori. Facile, facile. Non erano così troppi. No, infatti, non è stato così traumatico. Vorrei ricaricare. Allora. Va bene. Che paura. Su. Che paura. Quattro stronzi. Sì, no, erano tutti runner, il punto era questo. Quindi a questo punto però io recupererei un po' di roba in giro, se c'è. Magari stando attenti al ciocco che ogni tanto... Eh sì, il bottone quando lo tiri si rompe. Sì, sono singolo utilizzo. Vabbè, ma qua era sciallissimo in realtà. No, sono venuti tutti. Corri a lì, corri! No, decisamente no. Ossetta, mo ci giriamo. Che cazzo sta stronza di merda. Non mi danno il tempo. Avvicinatevi. Fatemi curare, va. È stato più semplice di quanto pensassi. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Oddio. Non sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Abbiamo usato tanti colpi. Oh, grazie. Fucile a pompa sta al massimo carico. Ok. Devo tenere il fucile a pompa a portata di mano. Perché la pistola è un po' una merda in questi contesti. Non mi ri bene. Qui era chiaramente imboscata. Cioè, se arrivavi pur arrivando silenzioso qua. Sì, ti prego. Sarebbe andata male, esatto. Tra l'altro. Potenziare questa. No. Assolutamente non finisco troppe cose. No, no, ma non puoi perché non ci stanno le forbici. Qui c'è il coso. Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire la spingo giù. Vai, 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 gioia. Bello, bello, bello comunque. Un po' d'adrenalina, un po' di... Poi alla fine è tutto molto facile finora, eh. Cioè io non sto... A parte che, vabbè, muori, ma è normale un gioco del genere. Grazie, però mi sembra tutto... Tranquillo. Lasciate stare che Black intanto muore di infarto. Niente. Niente. Abbiamo fatto bene a potenziare il fucile a pompa anche. Perché era zona da... Sì. Sì, esatto. Tutto bene. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Quindi qui si corre, eh. Merda, hai sentito? Merda. Stanno arrivando. Giù in fretta. Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle... Sono bloccate! Dobbiamo entrare per prendere la batteria! Forza, Bill! Ci sono! Bastava premere il cuore, non risparmiare il cuore. Vai, andiamo! Grande, Bill! Gli altri si sono calmati. Bill, fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa?
A vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo il culo, forza! Si corre. Penso che... Ah no, ora è tranquillo. Dovremmo uscire dal retro. Voi due, seguitemi. Togliamoci da qui. Runner. Oh cazzo, ma sono una cifra! Avevo capito, io pensavo che fosse cambiato tutto il setting, per quello me la so presa comoda. No. Invece no, sono entrati e punto, cioè devi fare i conti. Siamo appena lamentati. Ma stanno arrivando. Molto. Corridoio. Potremmo passare da quelle aule. Ottimo. Potremmo passare per quelle aule. Qui c'è un mattone, non ce l'abbiamo già il mattone, vero? Appena preso. Vedendo. Joel, quella è la parte sbagliata! Di qua! Sì, sì, volevo vedere se c'era roba, mamma mia. Di qua su dobbiamo andare. Sì. Ma però ho detto no, per quelle aule. Quindi di qua. Su? No, infatti non si può andare. Non c'è una ceppa. Lo sapevo. Infatti, no, fai un coso. Fai una. Brava, 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 brava. Poi. Oddio che ansia! Devo dire che ora comincia a esserci qualcosina, eh? Perché sono tanti, invece hai più probabilità. Cioè sei costretto, esatto, cioè di morire. Ma più che altro alcuni entrano, t'hanno già sgamato, punto, quindi c'è poco da fare. Sono un simpatico. Passaggio. Dobbiamo oltrepassare qui, tizi. Forse è il caso di cominciare a usare queste cazzo. No, adesso. Merda, che paura. Due morti. Volevo vedere come funzionava. Quella l'ammazziamo pure menandogli da dietro, zitta, zitta. Aspetta, vedi se ce ne sono altri. No, c'è solo lei. Brava, vieni, va. La mia spalla in secondino prima da... Dance. No. Oh, sì. Ah, potevamo pure entrare da qua. Però sarebbe stato molto peggio perché te li trovavi in faccia subito. Sì, sì. Altro gruppetto. Forse possiamo passare dal corridoio. Tutti runner. Dal corridoio, dov'è il corridoio? Questo. E adesso che c'è? Ma qua è chiuso. Quello è chiuso. No, adesso. Questo è chiuso. Sono tutti runner. Se questi entrano qua, è un conto. Mettiamo qua dietro però. Se non entrano qua, appena se girano, uno a uno. Potremmo pure dire una cosa, eh? No. Perso troppo lento. C'era ferra, stupido Fabrizio. Ce n'è uno dietro, carino.
questa parte! Aiuto! Vai indietro! Bene. Allora, tu c'hai 4, utilizzi tu 2, no? Qui sono stato pessimo. Potevo tranquillamente usare le cose. No, dovevo usare la bomba quando hai detto. È che ancora non mi ci ritrovo. Andiamo di nuovo. La tengo qua a portata di mano. No, no. Che almeno quando vado giù. Che questi appena entravano gli tiravi una molotov tutti secchi con un colpo. Invece abbiamo sprecato il coso. Ho sprecato troppa roba. Non ce l'avresti fatta. Pronto? A scappare da loro qua. No. Ancora uno. Forza. Merda. Ne arrivano altri. Barricchiamo le porte. No. No. Li tratterrà. Mi piace questo suono. Cazzo! Meglio riparati! Ma che cazzo? Spara le spore! Stai per morire! No, quello mi servirà per il cazzo di blobber! Ora ammazzo questo! No, no, che brutta morte! Allora, io vorrei mettere il fucile da lontano. Il problema è... Come non li ricarica? Sì, invece. Perché se ci sta dentro... Probabilmente c'è proprio uguale. Com'è che mi curo? Che serve la velocità di cura? Vai ancora. Vai, arrivo, vai. Fa male. No, si fa scappare. Cosa è successo a quel gigante? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire? Per favore. Curati. Saliamo su quelle gradinate. No, il cazzo, prima recupero tutto il recuperabile, frate. Mazza, lui gli ha sprecato non si sa quanti colpi di fucile a pompa. Ma infatti lui non si sa dove tiene tutte quelle munizioni. No, e soprattutto perché non condividerle, brutta merda. No, lui ha detto che non vuole. Allora, non c'è nient'altro. Ok. E invece? Sei colpi del fucile a pompa. Oddio. E invece? Roba per fare le moto. E invece c'è di tutto il premio per aver fatto il boss. E io sto al massimo dei fucili a pompa. Vaffanculo. Ho usato il fucile a pompa, ho usato il fucile, non il fucile a pompa, perché quel coso da vicino fa male. Quindi andiamo, ho preferito, ragazzi, giocarla dalla distanza. La molotov gli ha sicuramente fatto il danno maggiore. Bene, dai, dai. Su. Joel, dietro! Figlio di me, puttano. Ah, no. Ce l'ho, ce l'ho! Cazzo, era scarico. Anche perché poi ci sono i colpi dopo. Ma ancora un
Oh, come odio quei cosi! Siamo in due. E in tre. Ehi, fregati! Ora sali! No. Sali! No. Fatti fai cura di te. Esatto, e poi ne faccio il coso. R1. Grazie. Black fa da reminder sui tasti. Con cui vedete. No, lo deve creare e poi lo guarda. Ah, giusto. Creare. Ok, in giro non c'è nient'altro. Oh, santo cielo. Tirami su. Wow, direi che possiamo interrompere la giornata probabilmente. Basta. Oddio. Aspetto un film di una volta. Di qua. No. Andiamo per fargli pace qui. Corri. Non tornare, ti seguo. No. Questa cosa che io non devo aspettare loro. Ah, ma forse allora doveva succedere? Sono stato morso e lei è la mia unica possibilità di salvezza ora. Beh, è andata benone. No, non credo sia stato morso. Ok, no. Vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. E inoltre di a Tesca e può prendere questo non lavoro. Non mettere in mezzo a Tesca. Questo dritto. Non ha niente a che... Oh, Cristo. Sei impiccato. Conoscevi questo tipo? Era la persona... Frank. Quello di prima. E chi cazzo è Frank? Era il mio compagno. È gay. Oh no, è compagno. È l'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Compagno. Mi sa che... No, mi sa che... Però potrebbe essere usato in più modi in italiano. Ha dei morsi. Qui... Sì, è il compagno. Ok. O il compagno degli penso altri. Non volesse trasformarsi e abbia. Già, penso di no. Beh, si fotta. La ragazzina ha trovato la macchina. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Hai capito, l'amico tuo. Era ingegnoso. La mia batteria. Quello stronzo. Ma forse non era il compagno. Vieni fuori. No, quello stronzo. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Giusto. Che ne pensi? Che ne pensi? Dobbiamo... Penso che tu guidi e noi spingiamo. E allora? Che no. Fai? Rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. Da qua. Dovresti cercare in casa. Penso ci siano altre scorte. Buona idea. Ti farò un urlo. Ci siamo anche curati. Recuperata carta, scotch. Munizioni, cose, altre cose. Queste al massimo. Possiamo usarla per fare qualcosa. La molotov. Sì, brava. Ok. Certo, perché non accendere una molotov? No, non è la cosa migliore da fare. Questa sta proprio secchissima in questa cosa. L'appunto. È sicuramente del tizio. Che dirà. Nota di Frank. Caro Bill. Hey. Beh, Bill, dubito che leggerai mai questo biglietto. So che avevi troppa paura per arrivare in questa parte della città. Ma se per qualche ragione l'avessi fatto, voglio che tu sappia che ti ho sempre detestato. Ma...
Allora non è il compagno. Mi ero stufato di questa città di merda e del tuo modo di fare abitudinario. Volevo di più dalla vita e tu non l'hai mai capito. Allora, si stanno lasciando. E quella stupida batteria di cui continuavi a frignare ce l'ho io. Ma immagino che avessi ragione. Forse. Forse se lascerò questa città rimarrò ucciso. Beh, sempre meglio che passare un'altra giornata con te. Buona fortuna, Frank. Io non glielo direi a Bill. Visto che lui un po' soffriva, io lo lascerei con i ricordi, sì. No, con i ricordi positivi, ecco. Perché... positivi, gli ha appena fregato una cosa, non so. No, vabbè, fregato, l'ha presa, stava là. Sì, poi, in effetti forse fregato è il termine giusto. Però, andiamo. Comprensibile, insomma. Possiamo salvare, direi. Sì. Allora, direi che noi ci salutiamo qua, ragazzi. Oddio, che partita. Intanto io salvo. Sì, una gran bella sessione, ancora una volta. Questo gioco comunque comincia, continua, non comincia. No, comincia a ingrenare un po' di più e continua sempre comunque a... Ah? A coinvolgerci, volevo dire. E tra le altre cose, continua a ingrenare, comincia a ingrenare davvero sotto il livello del gameplay. Con, sì, abbiamo visto il primo boss vero, chissà quanti ce ne saranno. I primi scontri che cominciano ad arrivare, anche quello che avete visto del frigo a testa sotto è stato molto bello. Sì. Un po' di adrenalina, come è giusto che sia, mischiata sempre con delle buone fasi di stealth, anche se forse un po' troppo facili finora. E niente, bel gioco, bravi alla Naughty prossima, Dog. Alla prossima sessione. Ciao ragazzi!